Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabeotrico. Questa puntata a metà strada tra fantascienza, scenario planning, divinazione del futuro e tentativi di comprendere un lontano futuro ed ignoto, di cui però molti pezzi del puzzle futuro sono già noti scientificamente. Quindi in questa puntata ragioneremo di come potrebbe essere il lontano futuro oltre il 2050. Con una crescita esponenziale della popolazione c'è molto poco che la tecnologia possa fare, perché i danni da inquinamento, danni da cambiamento climatico, danni per interazioni umane violente e quant'altro cresceranno rapidamente in modo esponenziale, causando un contesto di scarsità. La crescita demografica sterilizza l'effetto della tecnologia, quanto accelera l'usura dell'inquinamento, man mano che si allarga il benessere perché erode e distrugge il capitale, creando le premesse per guerre, le quali risolvono il problema perché abbattono drasticamente il problema demografico. Con una curva demografica planetaria, se fosse calante, ancorché in un contesto con risorse date, che però si rinnovano sempre ad un determinato tasso, il benessere del primo mondo si andrebbe allargando anche ai paesi del secondo e terzo mondo, quali potrebbero avvicinarsi ai tenori di vita del primo mondo nella fase di saturazione dei propri mercati potenziali, purché il totale del capo delle curve logistiche del primo mondo, del secondo mondo e del terzo mondo non causasse tassi di erosione del capitale ben superiori ai tassi di rinnovo per innovazioni tecnologiche e succedanee. Occorrerebbe quindi una curva demografica mondiale calante. È l'esatto opposto del trend attuale. Il trend demografico è potenzialmente una variabile controllabile dall'umanità, ma nel contesto mondiale attuale la demografia è una variabile incontrollata, quindi il suo trend non è controllabile e non sarà ristornabile con politiche proattive, ma solo con politiche reattive, cioè con guerre. Il trend demografico però è ristornabile appunto con politiche reattive, la guerra. Non a caso la guerra fu definita la continuazione della politica con altri mezzi da von Clausewitz, e la mietitura di miliardi di vite umane farà a mio avviso evaporare rapidamente il problema della sovrappopolazione. Occorrono circa 1.000 anni alla natura per riassorbire naturalmente gas serra, ammesso che il clima terrestre non cada nella buca Hot House Earth. Quindi nel lunghissimo periodo tra il 2050 e il 2100 è lecito supporre quanto segue. Poiché il mondo è composto da stati nazionali, saranno tantissimi gli stati nazionali che si dissolveranno nel XXI secolo, con loro la relativa popolazione tornando a forme di società pre-industriali e ben lontane dallo Stato di diritto, il quale peraltro nella storia umana è solo una breve e rara eccezione. Oltre il 2100 e per tutto il XXI secolo i danni da cambiamento climatico si espanderanno a magnitudine massima in un contesto demografico già falcidiato da guerre nei decenni precedenti. È possibile che in questo contesto futuro detonino ripetutamente altre guerre regionali, ossia banali politiche reattive sul residuo eccesso demografico, indotte da, appunto, climate change, sovrappopolazione e scarsità perdurante a causa dei crescenti esponenziali alti danni da cambiamento climatico. Questo anche qualora la Siberia fosse stata venduta a pezzi dai russi, scantonando l'altissimo rischio di terza guerra mondiale nel 2050.
Sempre oltre il 2100 e per tutto il XXI secolo è anche possibile che la mietitura demografica delle guerre nei decenni precedenti, cioè qualora fosse esplosa la Terza Guerra Mondiale e i russi quindi non abbiano distribuito la Siberia a vari players in Asia, questo evento avrà sicuramente abbassato il livello demografico da non far esistere nel secolo del 2100 un eccesso demografico rispetto alla poca sostenibilità in un pianeta piegato da danni dal cambiamento climatico. In questo caso non è illogico immaginare la diffusione mondiale di politiche proattive, ossia un controllo demografico mondiale per evitare la detonazione di nuove guerre. Politiche che dovrebbero durare per 1000 anni in attesa di una recovery climatica naturale del pianeta. In questo lontanissimo ed ipotetico scenario di staticità demografica dal XXI secolo sino al XXI secolo è possibile immaginare un potenziale miglioramento dei tenori di vita delle popolazioni meno fortunate, purché il tasso di consumo planetario delle risorse resti molto minore del bassissimo tasso di rinnovo delle risorse, rinnovo naturale e per scoperte per innovazioni tecnologiche. Ciao, un saluto, alla prossima!